al SAIE 2013 con il signor Corrado Borghi della Edil Deco, a cui chiediamo subito quali sono le novità che ha portato in questa fiera. Bene, allora le novità sono più che altro delle evoluzioni. Evoluzioni che tengono conto delle mutate esigenze del mercato, che non sono solo in termini prestazionali ma di utilizzo. Il mercato ormai è chiaro che sta andando più verso il recupero e la ristrutturazione, più che sul nuovo, e quindi i prodotti e le metodologie devono tenere conto di esigenze che solitamente non esistevano. Si opera in aree urbanizzate, in aree abitate, chiaramente dovrò avere abbattimenti di polveri, velocità di posa in opera, scarsa occupazione del suolo pubblico, poco rumore nell'eseguire i lavori, quindi tutti aspetti che cambiano l'ottica rispetto alla ricerca della prestazione da qualifica, punto e basta. E uno di questi prodotti appunto è nato con un'evoluzione di quella che è la nostra tecnologia madre, che è quella delle malte leggere, quindi l'utilizzo degli aggregati leggeri per i calcestruzzi, ed è l'Isol Cap Light, che è un sottofondo estremizzato nell'utilizzo come isolante termico, nel senso che siamo a un peso specifico in opera di 130 kg al metro cubo, quindi il dosaggio del cemento è di soli 110 kg. Questo permette di ottenere dei valori di conducibilità di assoluto rispetto, quindi assimilabili a un isolante termico a tutti gli effetti, per cui io la stratigrafia di solaio la riduco come passaggi, perché per esempio posso soprassedere alla posa della lastra isolante, fare un unico livellamento che sia già di per sé isolante termico, poco cemento da portare in cantiere, poca polvere, soprattutto applicabile, impastabile, pompabile con attrezzature leggerissime, intonacatrici, anche monofase a 220 volt. Quindi si chiude il cerchio dal punto di vista sia logistico che prestazionale. Questa direi che dal punto di vista delle stratigrafie orizzontali del cantiere è la soluzione sulla quale stiamo spingendo di più in assoluto. Sostenibile, quindi. Sì, assolutamente sostenibile. Sì, ecco, qui andrebbe poi al limite aperto una piccola parentesi, nel senso che da quando fortunatamente si è passati dal concetto etereo di bio, perché non voleva dire niente bio, perché non c'erano dei riferimenti tecnici e normativi che definissero il bio, al concetto invece di impatto ambientale o sostenibilità ambientale, grazie al cielo, prodotti come il polistirene, che non è che noi abbiamo sposato il polistirene in modo particolare, hanno subito riscoperto una nuova vita, perché sono prodotti che nel bilancio energetico tra produzione, prestazione che forniscono, riduzione dei consumi a cui portano, smaltimento eccetera, adesso sono in vetta alle classifiche dei prodotti, tant'è che noi abbiamo tutti i punteggi, le schede di sostenibilità, sia secondo protocolli LEED che protocolli ITAC. Ok, perfetto. Mi faccio un'altra domanda riguardo la nostra situazione economica, come sa, immagino, insomma, è una situazione piuttosto difficile, soprattutto nel campo dell'edilizia. Chiaro. Come azienda di questo settore, come sta affrontando questo periodo e quali sono le vostre scelte strategiche? Allora, parlare di strategie vorrebbe dire aver potuto lavorare in un ambiente che ti lasciava anche il tempo o ti dava l'input di ragionare sul futuro, cosa che l'edilizia credo non abbia mai fatto da 20 anni a questa parte. Il mio parere personale, opinabile, quindi, è che l'edilizia abbia creato più reddito di quanto meritasse. E questo ha fatto sì che nessun operatore del settore si sia interrogato su dove andava, cosa faceva e se veramente produceva reddito. Questo innescato in una politica economica generale che era passata dal concetto di valore su ciò che produco al concetto di speculazione, e quindi ha creato un mix che oggi vediamo a che cosa sta portando. L'edilizia in Italia particolarmente comunque era ovvio che doveva implodere, perché era gonfiato il mercato. Era gonfiato per un fatto culturale, perché solo noi abbiamo a livello europeo, nord europeo, questo legame al mattone di proprietà, e quindi questo ha creato terreno fertile per, e soprattutto abbiamo costruito il mercato edilizia con moneta falsa. Nel momento in cui io acquistavo appartamenti con mutui al 110%, costruivo appartamenti con i soldi che mi davano le banche buttandomeli dietro, fondamentalmente era chiaro che non esisteva un valore, quindi ho gonfiato i valori, ho lavorato sulla speculazione, quando però abbiamo dovuto tirare i conti dove stanno questi soldini, i soldini non c'erano. Quindi oggi l'edilizia non è in crisi, si sta riallineando a valori reali. Usciremo da qui quando comprenderemo questo, e uscire da qui non vorrà dire tornare ai volumi di prima per quanto mi riguarda, ma uscire da qui vorrà dire ricollocare gli attori, quindi produttori, rivenditori,
applicatori su dei numeri che sono completamente diversi da oggi. Sono stato in un'altra sede soprannominato sino al 50%, perché ho detto 50%, è chiaro che è una cifra provocatoria la mia, ma è solo con il recupero delle quantità unitarie remunerative che possiamo tornare a respirare. Dobbiamo diventare molti meno, soprattutto dobbiamo tornare a fare ciò che ognuno di noi sa fare, quindi inquadramento nei ruoli per le filiere. Chi produce deve fare il produttore, chi progetta deve fare il progettista, sembrano banalità e ovvietà ma non sono così, chi rivende deve fare il rivenditore. Ognuno di questi passaggi però avrà diritto al suo tornaconto solo se quel tornaconto sarà costituito da un valore aggiunto effettivo e non speculativo. In questo senso sono ottimista, perché credo che quando tutto questo, pur con le sofferenze che comporterà, i traumi che produrrà, sarà finito come ciclo, potremo lavorare in un ambiente sicuramente più etico e più remunerativo. Quindi Edilteco sta lavorando in questo senso, forte anche del fatto che, essendo Edilteco estremamente presente all'estero con aziende proprie o concessione di know-how tecnologici per le nostre appunto tecnologie native, abbiamo anche abbastanza gioco facile a attingere da altrove metodologie, strategie eccetera che vediamo che funzionano e quindi sono già state collaudate. In questo siamo privilegiati, però è anche un privilegio che ci siamo conquistati, perché noi siamo una multinazionale alla rovescia, capitale italiano che lavora all'estero mantenendo qui la centrale aziendale. La ringraziamo e le auguriamo. Grazie a lei.